quando Sud Sound System. Il progetto che ha visto insieme Treccani e il Liceo Classico Musicale Palmieri è un progetto che si propone come obiettivo la diffusione della cultura della lettura. Ed è per questo che abbiamo pensato di unirci in questo primo giorno di scuola in maniera tale da fornire uno spunto di riflessione. Massimo Salentini dell'Umorno Cittadini, radicati agli estrati con i greci e bizantini. Questa frase la dice tutta. Dice chi siamo, cosa siamo adesso, cosa siamo stati e cosa vogliamo essere. Qui per essere, dovete studiare il doppio. E ve lo dice uno che ha studiato tanto e sta continuando a studiare, perché la lettura è stupenda, ti apre la mente. Da sempre, da bambino, ho amato la lettura. La lettura è stata una delle mie più belle, e lo è ancora oggi, una delle più belle compagne della mia vita. Siamo autori, ognuno di noi è autore anche quando non scrive. Questo è il bello della lettura, deve insegnarci e abituarci ad essere autori di noi stessi, a mettere per inciso la nostra vita nella fantasia e in livelli di astrazione, in mondi che esistono soltanto dentro di noi. E se poi siamo in grado anche di riprodurre questi mondi attraverso la scrittura, beh, allora avremo fatto qualcosa di utile per noi e per gli altri. E ho voluto chiamare questo intervento il tempo della musica. La musica non si vede, non si tocca, non ha odore, non ha colore e spesso non si scrive nemmeno. E se non la scrivi, diventa più facile perderla. Voi qui a Lecce, nel Salento, la conoscete bene questa storia. Oggi, lo ricordava anche Nando, sono in tanti a parlare della pizzica, dell'Atalanta, ma fino a 50 anni fa questa musica stava morendo. Mi sembrava questo segnale di attenzione verso il nostro passato, immenso passato, e il senso di farlo vivere nel presente, di conservarlo per il futuro, il segnale forte da dare a questi ragazzi che Nando ha definito: voi dovete essere i vostri stessi capolavori. E la letteratura e la musica aiutano molto a diventare, se non dei capolavori, però delle persone dignitose. Se non crescere mai delle radici d'Argeni, rispetti tu non vedremi mai i filontani. Se non crescere mai le tue decaieni, dai più valore alla cultura d'Argeni. Siamo Salentini dell'Umorno Cittadini, entrate a rimestare in cui invece ti cantini, uniti dal tuo stile o sempre gli giappaitani. Dimmi, ti è detto e deca, più forte, dimmi, ti è detto e Palmieri. Grazie. Auguri. Grazie Nando e ragazzi, buon percorso in classe. La libreria nel progetto Ti Leggo consente di sottolineare il luogo libreria come luogo di promozione e diffusione della lettura, con uno spazio sempre aperto, sempre disponibile, sempre orientato all'accoglienza dei lettori e allo sviluppo di modalità, diciamo, anche nella filosofia del progetto Ti Leggo, delle forme della lettura, attraverso attività, dalle presentazioni agli incontri con l'autore. La storia di Andrea è veramente straordinaria e io penso che la conoscerete proprio nella sua verità e nella sua importanza leggendo questo libro. Le biografie spesso non sono così importanti se non si trasformano poi in cose importanti. Questo secondo me lo è. È una grandissima esperienza. Lui è un medico, è un pediatra che svolge il suo lavoro nella periferia di Roma e che cosa ha fatto? Ha raccolto delle storie. Quindi è diventato lui avamposto in qualche modo per la raccolta di queste storie, si è diventato una banca in cui venivano a depositarti, diciamo, dei bei racconti. Ma che racconti sono? Sono dei racconti che le mamme
hanno ascoltato da piccole per addormentarsi, e tu gli hai chiesto semplicemente di portartele, di consegnartele. Tutte queste storie da tutte le parti del mondo sono state raccolte in questo libro e sono state illustrate da Sergio Staino, che tutti conoscerete, insomma, e dal fumettista Fabio Magnasciutti. Quindi che cosa accade? Che c'è tutto il mondo in questo libro. C'è tutto un mondo, però, che forse si sarebbe perso, ed è questa la cosa più emozionante, perché chi ti ha portato queste storie non era uno scrittore e forse non lo sarebbe mai stato. E in questo senso proprio ti ha dato dei tesoretti emozionali che hanno fatto parte della loro vita. Solo una rana continuava imperterrita, non voleva in alcun modo abbandonare la gara. Alla fine, con grande forza e ambizione, quella rana soltanto, e soltanto quella rana, salì sul punto più alto della torre. Le altre rane e tutte le persone lì riunite erano curiose di sapere come ci fosse riuscita. Così uno degli spettatori andò dalla vincitrice e domandò ad alta voce: cara rana, no, doveva dire cara rana, cara rana, bravo, vorresti gentilmente spiegarci qual è il tuo segreto? Vorresti gentilmente spiegarci qual è il tuo segreto? Ma la rana era sorda. Morale: non ascoltare mai le persone che hanno la cattiva abitudine di essere sempre negative e pessimiste. E soprattutto è bene essere sordi quando qualcuno non crede nelle tue capacità e ti dice che non puoi realizzare i tuoi sogni.